Artisti, imprenditori, professionisti, scienziati, nullatenenti e diseredati. Storie di uomini e donne protagonisti nel teatro della vita. Spazio scenico tutti i giorni dalle 14 alle 14.30 su Aracne TV. Ben ritrovati ad Aracne TV, si apre il sipario di spazio scenico sul nostro ospite di oggi, è la dottoressa Francesca Vitale, classe 1980, psicologa, psicoterapeuta, orientamento relazionale sistemico, esperta in psicologia giuridica, ben arrivata, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Giovanissima, si occupa e ricopre un ruolo molto delicato e importante, quello proprio di psicologa giuridica. Chi è la psicologa giuridica? Come si diventa psicologi giuridici? Beh, la psicologia giuridica intanto è un insegnamento che è stato inserito nelle università, quindi è una disciplina universitaria dal 1989 ed è stata proprio la Sapienza qui a Roma di istituirla, di introdurla. Poi è una formazione specialistica che riguarda le persone che una volta presa la laurea seguono dei corsi di specializzazione, diciamo una sorta di master universitario, corsi di specializzazione post-universitaria che presuppongono la specializzazione della figura professionale, in quanto appunto non è sufficiente per esercitare l'attività di psicologo o di psicologa nei contesti legati alla giustizia, pensiamo quindi ai tribunali, alle procure, agli istituti penitenziari, ai tribunali minorili, non è sufficiente avere una laurea in psicologia, ma occorre dotarsi di strumenti che sono anche legati alla materia del diritto con la quale la psicologia, la psicologia deve dialogare per poter operare adeguatamente in questo ambito. Ecco, questa figura professionale di cosa si occupa nello specifico? La psicologia giuridica nasce un po' come un'evoluzione della criminologia, quindi a partire dal reato, no? Dalla deviazione della norma. Poi diventa una materia molto più ampia perché si estende e si applica a vari contesti legati alla giustizia, quindi al contesto anche alla materia del civile, alla materia che riguarda le separazioni, i divorzi, l'affidamento dei figli, la devianza per quel che riguarda gli istituti penitenziari, o tutto quello che concerne l'attività peritale per conto dei tribunali e delle procure. Ecco, entrando un pochino più proprio nello specifico anche di un progetto che la riguarda, abbiamo avuto ospite di recente il dottor Narciso Mostarda, direttore della ASL Roma 6, e abbiamo parlato di alcuni punti e progetti, tra questi anche del protocollo operativo che è stato siglato il giorno della festa delle donne, quindi l'8 marzo. Di che cosa si tratta, perché so che la riguarda. Sì, e si tratta di un protocollo operativo interistituzionale, e mi piace sottolineare la parola operativo perché, avendo partecipato alla concertazione di questo protocollo, è appunto, a differenza di tante linee guida e di tanti protocolli d'intesa che sono stati siglati, questo della Procura di Velletri in collaborazione con la ASL Roma 6 ha voluto essere, e altre istituzioni locali del territorio, ha voluto essere proprio un protocollo operativo, ovvero un protocollo che riguarda la definizione e la condivisione di procedure sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e sui minori. Come dicevo proprio ad apertura di programma, di puntata, si occupa insomma di un tema molto delicato, perché stiamo parlando di minori, di donne vittime di violenza. Come riesce a superare? Ci saranno dei momenti un po' di difficoltà anche, insomma, difficili da digerire anche quando ritorna a casa, immagino, no? Quindi come supera i momenti più difficili del suo lavoro? Beh, sicuramente la formazione aiuta moltissimo, la formazione e l'esperienza, e come dicevamo all'inizio, questa è una materia, quella della psicologia giuridica, per cui bisogna attrezzarsi di strumenti, non diversamente o non meno di altre materie, però questo è un ambito che presuppone trovare dei linguaggi, delle procedure con tutti gli interlocutori che si trovano ad agire, per esempio in questo tema della violenza di genere e su persone minorenni e adulte, che è un tema certamente molto delicato, anche molto attuale.
Come si fa? Ecco, per esempio questo protocollo ha voluto istituire, ed è un punto sicuramente di merito, uno spazio per le audizioni protette delle cosiddette vittime vulnerabili, cioè di tutte quelle persone, non più soltanto minorenni ma anche adulte, quelle persone che hanno subito un reato di violenza e che devono poi essere ascoltate in un contesto giudiziario. Ecco, la Procura di Velletri, in collaborazione con l'ASL Roma 6, che ha messo a disposizione i locali per lo svolgimento di questa attività molto importante e molto delicata, ha voluto proprio attuare delle procedure che sono state poi in qualche modo recepite da direttive europee e dalle norme che l'Italia ha appunto recepito con delle leggi apposite su questa materia. E quindi ecco, si fa in questo modo, si cerca di, insieme a tutti gli attori che lavorano in quest'ambito, quindi i magistrati, le forze dell'ordine, noi psicologi, gli assistenti sociali, di trovare un modus operandi comune, che è comune nella misura in cui persegue una finalità comune, che è da un lato quella della tutela e dall'altro lato anche quella della garanzia del processo penale, quindi entrambi queste facce della medaglia, che poi è finalizzata a perseguire quella che è la verità giudiziaria, quindi l'accertamento dei fatti, però in un contesto dove le persone non subiscano ulteriormente quello che noi tecnici chiamiamo stress da vittimizzazione secondaria. Ecco, questa è una motivazione, un aspetto di questo lavoro che mi piace particolarmente, quello di sentirmi di partecipare a un procedimento, a un lavoro che tutela, perché cerca di evitare che poi l'iter giudiziario, che le persone che già hanno subito un'offesa, un reato, devono necessariamente purtroppo attraversare, vengano ulteriormente stressate o traumatizzate dal lavoro delle istituzioni. Ecco, questo non deve accadere, e per impedire questo molti di noi lavorano tutti i giorni per trovare delle sinergie di intervento adeguate e funzionali. Tra l'altro, se non ricordo male, proprio il dottor Mostarda ci aveva raccontato che queste strutture sono proprio allestite in maniera un po' particolare, no? Con delle telecamere però che non si vedono, per riuscire, insomma, a cogliere, insomma, c'è proprio questa forma di protezione in tutto, anche proprio nell'aspetto come sono state realizzate proprio queste strutture stesse. Sì, esatto, perché la protezione, io dico sempre, è una protezione da un lato legata allo spazio fisico, quindi è creare un ambiente idoneo, accogliente, che possa far sentire a proprio agio le vittime che devono essere sentite, ed è anche, siccome la legge lo prevede ed è opportuno che lo preveda, l'audio-video registrazione dell'atto, questo per far sì che non venga poi ripetuto in maniera impropria troppe volte, ma quello che viene svolto in questo contesto, in questo spazio protetto, è un'attività di ascolto giudiziario che, se viene promosso dalla procura, vuol dire che riguarda le indagini preliminari, e quindi è un atto investigativo, in quanto tale diciamo presuppone che ci sia la polizia giudiziaria, però è un atto che, dicevamo, presuppone anche uno stress, una condizione psicologica molto delicata, che deve essere affrontata in un determinato modo, e quindi presuppone una collaborazione, quindi tra psicologi, magistratura e polizia giudiziaria. Per questo la Procura di Velletri, insieme all'ASL Roma 6, ha creato una doppia stanza, uno spazio neutro cosiddetto, dove la vittima vulnerabile si colloca da una parte insieme allo psicologo, alla psicologa che viene nominata quale consulente tecnico del pubblico ministero, e la polizia giudiziaria si colloca in un'altra stanza, dalla quale però ha la possibilità di vedere, registrare, sentire e porre, qualora lo ritenesse opportuno, in maniera diretta, in tempo reale, le domande alla vittima per il tramite del consulente, che le filtra secondo tecniche molto sofisticate, che sono dei protocolli di intervista investigativa validati dalla letteratura scientifica e dalla letteratura nazionale e internazionale su questo tema, appositamente per questa attività. Io volevo raccontare ancora un po' chi è la dottoressa Vitale. Lei si è formata e specializzata sulle elaborazioni teoriche del professor Gaetano De Leo, convogliate nell'associazione Psicolus, scuola romana di psicologia giuridica, di cui è presidente la professoressa Patrizia Patrizzi. È stata cultrice della materia in psicologia giuridica e della devianza alla Sapienza Università di Roma, è consulente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è consulente tecnico dell'ufficio CTU per conto di vari tribunali.
e poi ancora svolge come libera professionista l'attività peritale clinica con individui, coppie e famiglie e dal 2017 è giudice onoraria presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso e poi ha collaborato a diversi progetti di ricerca europei, nazionali, per i quali ha pubblicato anche diversi contributi a carattere scientifico. Ne ha fatte tantissime ed è così giovane. Quali sono i suoi progetti? Ha un sogno? Beh, di sogni ne ho tantissimi, ne ho sempre avuti tanti. Uno l'ho realizzato, nel senso che il mio sogno da ragazzina era quello di fare esattamente il lavoro che sto facendo. E quindi sono stata privilegiata perché ho avuto l'opportunità di incontrare nel mio percorso di studi un mentore, un maestro che era il professor Gaetano De Leo, per il quale abbiamo poi nel 2013 fondato l'associazione Psico Ius proprio per continuare a divulgare, il professor De Leo è scomparso prematuramente nel 2006, per continuare a divulgare i suoi insegnamenti. Quindi io ho avuto la fortuna, volendo fare questo lavoro da piccola, di incontrare uno dei padri fondatori di questa disciplina e quindi un sogno l'ho realizzato. Qual è il mio sogno? È continuare a poter lavorare in questo settore sentendomi parte di un sistema interistituzionale multidisciplinare di protezione. Ecco, a me piace tanto il concetto di rete, che è strabusato ultimamente, di cui si parla molto, ma io credo tanto nell'efficacia del lavoro multidisciplinare condiviso, quindi lavorare insieme ad altri e lavorare bene per far sì che si operi. Noi operatori del sociale, del sanitario, facciamo questo lavoro credo per lo più perché guardiamo al benessere delle persone. Ecco, ci piace pensare di contribuire a far sì che le persone si orientino verso percorsi di vita legati al benessere. Ecco, questo è un po' quello che mi guida. Mi rendo conto che insomma è difficile, perché penso che sia molto ampio e complesso spiegare su che cosa si basino le teorie del professor Gaetano De Leo, ma se potesse così in maniera sintetica dirci che cosa l'ha ispirata in particolare, per essere più precisi, cioè su che cosa, quali sono le fondamenta di questo lo provo a lavoro. Dire in maniera semplice, c'è una frase molto semplice che il professor De Leo mi disse una volta, che appunto io ero ragazzina, avevo 22-23 anni e già insomma collaboravo con la sua cattedra, e mi disse se non ci fossero i problemi non potremmo trovare le soluzioni. Ecco, questo quando incontro persone che vivono grandi situazioni di problematiche, grandi difficoltà, penso sempre a questa fase, che poi è un po' la sintesi del concetto di resilienza, no? Che ci piace tanto, per cui non è un ostacolo il problema, ma è il modo, quindi non tanto quello che ci accade può essere un problema, ma il modo in cui le persone affrontano quello che gli succede nella vita, ecco. E su questo modo noi psicologi, noi che crediamo nel benessere, possiamo in qualche modo sentire di contribuire, di partecipare a questa visione che è orientata all'affrontare i problemi, anche a cercare di superarli, insomma, un po' come la resilienza. Mi piace molto il termine resilienza, e poi è proprio così, a volte abbiamo anche difficoltà a lasciarci andare, a fidarci, no? E a lasciar fare il lavoro a chi lo sa fare, no? Però effettivamente poi ci sono delle strategie, delle tecniche per riuscire a superare situazioni complicate che possono fare solo i professionisti, possono aiutare in alcuni casi, poi soprattutto casi di bambini o insomma, penso situazioni deboli, di riuscire a uscire da questo incubo, da situazioni, quindi complimenti veramente. Ma lei poi quando torna a casa la sera, no? Riesce come dire, a staccare da tutto questo? Ha un metodo, una strategia per non portarsi dentro casa, insomma, certe, immagino anche insomma, storie, episodi, situazioni insomma difficili da digerire. Ma in realtà le storie, le persone, gli incontri che io faccio nella mia giornata con queste bambini e bambine o anche insomma persone adulte mi restano dentro, ma come una ricchezza, come un valore aggiunto, anche se a volte sono storie molto tristi e molto dolorose, però a me piace, insomma, fanno parte di me, fanno parte del mio bagaglio, quindi è una scelta, questo lavoro è una scelta e quindi non cerco poi di separarmene. Poi la strategia
significa aver sposato una persona che fa tutt'altro nella vita, per cui diciamo, la sera si parla anche di altre di cose. Altro. Benissimo. E allora io la ringrazio, ringrazio la dottoressa Francesca Vitale per essere intervenuta oggi qui a Spazio Scenico, le auguro un buon lavoro. Grazie. Mi pare di intuire che comunque la passione è un po' il motore che la tiene in piedi con così grinta e determinazione, perché si vede che proprio ama il suo lavoro fino in fondo. Grazie tante, grazie buon lavoro. Grazie a voi per l'invito. Si chiude questo appuntamento di Spazio Scenico, a domani con nuove storie su Aracne TV.